senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Eccola. Ah, che bello sentir parlare di scienza, eh. Hai visto? Scienza e coscienza, sì, che non hai. Allora, che c'è? Filippa, senti puzza di broccolo. Broccolo? No? Ah, meno male. Che è successo? No, ma perché ho letto degli scienziati della California che hanno detto che gli alieni sanno di broccolo. Ma... non l'ha detto, no, Angela? No, avessi saputo, chiedevo. Non... No, allora, dove l'hai letto? Quale? L'ho letto, mandami il titolo per piacere. Il segreto per scoprire la verità, esistono gli alieni e sarebbero i broccoli. Allora, ti spiego, zappa delle zappe. Sì? Praticamente... Sì? Questo odore di broccolo è bromuro di metile, che è un gas che si trova nelle piante, nelle alghe e tantissimo nei broccoli. Sì. Ok? Che c'entrano gli alieni? No, allora fammi parlare, per piacere. No, sono curiosissimo. Ma scusa, hai fatto parlare lui tre ore e non devi far parlare me. No, ma sono che sono un pozzo di sapienza anch'io. No, ma anzi. Allora. Quindi se tu senti questo odore, sì, vuol dire che c'è vita. Metti che sei in un pianeta sconosciuto, tipo Merdurio. Sì. O Prostatos. Sì, sì, sì. Nomi a caso, senti a caso. Senti un affottutissimo odore, sì, di broccolo, sì, e dici, c'è vita da qualche parte. Eh beh sì, certo, ci sono i broccoli. Ma no, attenzione, no, vita 3 miliardi di anni luce fa, no, vita 5 secondi fa, perché il bromuro di metile, segnatelo, bromuro, sì, bromuro di metile, metile, me lo ricordo, me lo dimenticherò, ecco, più. È molto volubile. Ma scusami, una domanda. Io quando spesso torno a casa, qui a casa mia, al condominio, sento odore di broccoli. Ecco, potrebbero non essere quelli del quarto piano. Ok, ecco. No. Potrebbero essere degli alieni. Potresti fare degli incontri ravvicinati del terzo tipo. Adesso, hai capito? No, adesso guarderò il geometra con occhio diverso. Sì, perché sì, durano molto poco nell'atmosfera, sì, che dura questo bromuro di metil. Però io volevo dire agli scienziati che non è così vero, perché l'odore di broccolo... persiste, ristagna, persiste, e se non spalanchi le finestre è un casino, sì, cioè il dolce via vita si intigna qua dentro il dolce vita, sì, e devi toglierlo con i lacrimogeni, cioè il diamante per sempre, ma anche la puzza di broccolo gli dà la pista. Comunque, niente, allora tu sei sul pianeta Merdurio, sì, o il pianeta Prostatos, senti questo puzzo così e sai che c'è vita. Poi magari è un tubo con le zampe che scagazza metano. Può essere, certo, certo. Però... tipo una spugna che vive nei vulcani. Sì. Però intanto tant'è, vai da degli amici, poi tu a cena, sì, entri dentro, odore di broccolo e puoi chiedere, aia, hai fatto i broccoli o ci sono degli alieni? Aie, certo. La Cristoforetti lo sa? Diciamoglielo, sì, Samantha, sì, no, ma attenzione, vai piano con quella navicella, che è capace che ne tiri sotto uno, certo, capito? Bisogna fare attenzione. Tra l'altro, se questi, sì, alieni sanno di broccolo, vuol dire che un po' lo mangiano, quindi un po' gonfiano il gas. Non lo so, non c'è ancora, adesso sai, no, mi hai preso la sprovvista. Io ci ho pensato molto, perché, sì, ho detto, meteorismo deriverà, bravo, da meteorite. Bravo, vedi? Vedi, è tutto collegato. Tutto collegato. Perché meteorite è un pezzo del pianeta che si stacca e dai, certo, di broccoli, broccoli crepano, certo, i mondi. Certo. E tutto torna. Tutto torna. Scriverò anche io un libro sugli alieni. Vedi che gli oltre di sapere... Sì. Che pozzo, no, di scienza, guarda, io hai... ho fame di sapere, tu hai fame di mortadella, io ho fame, sì, sì, di sapere. Mi hai sorpreso, mi hai molto sorpreso. Guarda, che la tiro sulle tette, non capisco. Comunque, già che c'ero, sì, ho scoperto anche una cosa pazzesca sui pinguini. Antonella, se vuoi aggiungerlo nel tuo fantabocco. Ah, beh, basta, povera Antonella, adesso ogni volta gli suggerisci un animale, sembra uno zoo, ormai basta. Già, abbastanza. No, ma basta, scusa. Allora, ma volevo parlare di pinguini. Di scienza stasera, che ti è successo? Ma perché c'era Alberto Angela. Ah, tu sei così, eh? Sì. Volevo entrare in quella sintonia lì. Sì. Allora, ti volevo dire, sì, c'ho qualche pelo, si vede? Vabbè, Luciana, andiamo avanti. Non ho avuto tempo, non ho tempo di fare niente. Ma io sapete una cosa, io quello che mi stupisce, scusa se ti interrompo, quando sento queste cose, mi è arrivata una notizia bellissima per noi, che lo scorso mese, che tempo che fa, è tornato a essere il programma più social della TV, ha avuto 7 milioni di interazioni e 55 milioni di visualizzazioni il mese scorso. E al di là, anche merito, i grandi complimenti a Matteo Mizzoni, che è bravissimo. Ma io mi chiedo,
Secondo me, mi sono dato la spiegazione, perché uno non può credere a quello che dice, allora lo sente tante volte, dice no, non posso aver sentito quella cosa lì che ha detto la Letizzetto, la risente. E quindi la risente ancora e ancora. Sei tu la causa di questa cosa. Allora, volevo parlare dei pinguini. Hai presente i pinguini? Sì, quelli che ti somigliano, camminano un po' come te. Non è vero. Dondolando così. Però sono elegantissimi. Con i piedi alle 10:10. Sono elegantissimi. Ecco. Alle 10:10. Allora, è vero, alle piedi alle 10:10. Ti volevo raccontare di come fanno la cacca ai pinguini. Ti interessa? Guarda, adesso proprio non nel dettaglio. Nel dettaglio, perché sennò cosa ci stiamo a fare qua? Certo, amore. Allora, il pinguino, a differenza dell'umano, fa la cacca in maniera diversa, perché l'umano praticamente... Una domanda preliminare. Tu non ne hai parlato di questo con Alberto prima? No, perché non me l'avete neanche fatto incontrare. Mi fai fare i passaggi dove incontro gli ospiti. Allora, dicevo che l'umano espelle in verticale, dall'alto verso il basso, cioè 3, 2, 1, boom, e sgancia la bomba, bombardamento. Invece il pinguino la fa in orizzontale e come? Si inclina leggermente e parte la cacca, il caccone, come se fosse un proiettile. Vediamo il titolo? No, non vediamo il titolo. I pinguini sparano cacca come proiettili a oltre un metro di distanza. Arrivano fino a un metro e mezzo. Vi ho risparmiato il video perché sennò lui moriva in onda. No, io ormai sono pronto a tutto. Io ormai sono pronto a tutto, Luciana. È per il pubblico che, capito? Sono dei cacca bombardieri, dei proiettili umani, e credo che il culo dei pinguini sia stato progettato da Beretta, secondo me. Perfetto, perché molto. Sparano. Non so se anche il pinguino DeLonghi, magari anche lui. No, non credo. No, perché pare che i pinguini maschi con una sola evacuazione... Continua la storia. Possono partire dall'Antartide e arrivare fino a Voghera. Addirittura pensate che ci sono degli scienziati giapponesi che hanno studiato attentamente il percorso, guardiamo. Hanno fatto proprio la traiettoria. Quindi, signore dei cieli, tieni conto anche di questo quando deciderai di sfracassarci tutti. Perché ormai non sopporti più la nostra follia. Hanno fatto proprio un grafico, una funzione, cos'è? Sì, esatto. Perché il pinguino, quando si libera, ha una pressione 3 volte maggiore di un umano che non ha mangiato fagioli, praticamente. E la domanda è, perché? Sono brava anch'io a fare divulgazione. Perché fa così? Perché è un igienista. Caga nel nido degli altri, non nel suo. Qui si inclina, come se noi andassimo a fare la cacca nello zerbino del vicino di casa. Perfetto, grazie. Io direi però che l'argomento è esaurito. Vediamo il pinguino. Non è esaurito l'argomento. Vedi, il pinguino qua l'ha fatta, vedi, lui è intonso, per terra non c'è niente, ma purtroppo non abbiamo la diapositiva del pinguino che stava a un metro e mezzo. Sulla parola. No, ma allora io dico, in Ucraina, invece di mandare le armi, mandiamo una colonia di pinguini, i pinguini cacchici nucleari, che arrivano lì e non bombardano, non uccidono, smerdano, ed è la situazione migliore, secondo me. Va bene, ho finito la scienza. Questo ci conforta. La pagina scientifica è chiusa, questa pagina sera. Pagina scientifica chiusa, passiamo allo sport. Allo sport. Avete sentito di Cristiano Ronaldo? Cosa è successo? Sai, Ronaldo, scegli il meglio. Scegli. Ecco. Allora, CR7, che sta CR sta per Cosa Rabani, nella partita tra il Portogallo e il Ghana, ad un certo punto ha intrifolato la mano nei pantaloncini, ha dato una bella ravanata, come se avesse il sacchetto della tombola. No, ma adesso ti mando il video, questo no, tornando. Il video sì, no, sì. Amore, sì. Non puoi mandarlo. Amore mio, sì. Non puoi mandarlo. Allora, ha dato una bella... Ma perché i calciatori lo fanno spesso, che fanno così. Muovono le palline del lotto, cambiano la curvatura del sifone. Basta, poi... Luciana! Mamma Comunque mia. Lui fa sta roba qua, a un certo punto tira fuori la mano e mette una roba in bocca. Guardiamo. Guarda, ravanage. Hop! E vale. E voilà! Guarda Filippo! Filippa! Sì, mi spiace Filippa, Io Filippa, vuoi un bicchiere d'acqua? Filippa, che cosa possiamo fare? Ha fatto merenda, avrà avuto due o tre, un calo Luciana, di Luciana, basta! Due o tre fette al latte, non lo so.
Non credo che abbia mangiato un pezzo del suo. Luciana! Ma cos'è Dahmer? Anche lui, ti prego. Sai, a volte magari si dice... Dai! Cavolo, ho sbagliato un rigore, mi sarei mangiato le... Ma poi non lo fai, sì, è un modo di dire, ecco, certo. Io cosa vuoi che ti dica? Magari gli scoiattoli mettono le riserve di cibo in bocca e lui le mette appoggiati agli arancini dell'amore. Allora, Filippa, non l'ho mai vista così, in tutti questi anni... Guarda, ma che te lo faccia rivedere? No, no, no. Ma comunque è una cosa commestibile, per forza. Secondo me è una gomma, perché anche lui ha un po' lo stress, come me. Attimo. So che io non le tengo nelle mutande, perfetto, grazie a tutti. No, ma poi pensa sta gomma. Sì. 36 minuti di centrifuga, perché era il 36esimo minuto. Altro che erection. Allora, una donna grossolana che io non sono, sì, una donna un po' volgare, direbbe, speriamo non abbia mai cali di potassio. Sì, speriamo. Ecco. Perché se no... Oddio. Se mette una banana, poi basta! Non distingue più niente. No, ma io cerco di andare a fondo nelle riflessioni. Sì. Non come te che sei superficiale, sei come il sale. Ma non nei sono cracker. Superficiale, ma c'è argomenti. Magari che... una bella tradizione familiare, magari Giorgina, tutte le volte che gioca, prepara un panino e dice: amore, ti ho preparato un panino, prosciutto e formaggio. E lui dice: grazie, cara, mettimelo pure nelle mutande. Lo sai te? Ma magari è un integratore. Può darsi, vabbè. Solo che gli integratori anche lì li tieni nelle mutande, dai. Va bene. Poi devi fare anche l'antidoping alle mutande. Vediamo il dato positivo, che almeno ho tirato fuori davanti e non dietro, che sì, sarebbe stato peggio secondo me. Va bene. No, ma io perché mi intendo di calcio, non sono come l'Annunziata. Hai visto la Lucia Annunziata? Vabbè, una svista. Ma come una svista? Ma che ridere. Non so se avete visto, e stavo intervistando Tardelli, tra l'altro parlando dei mondiali e della rava e della fava, poi a un certo punto dice qualcosa anche dell'Italia, adesso vediamo il video, e Tardelli dice sì, però l'Italia non c'è ai mondiali. E lei cade fortissimamente dal pero e dice: ah no, non c'è l'Italia ai mondiali. Vediamo. Vabbè, e chi sono le squadre importanti? Le squadre importanti sono il Brasile, sono l'Argentina, sono la Germania, poi il Belgio, ce ne sono tante, diverse. L'Italia pure. L'Inghilterra. E l'Italia non c'è. L'Italia non c'è. Questa non volta c'è. Il destino ci ha dato una mano. Ridono diciamo. Anche tutti i miei della redazione su questa cosa. No, che il destino in questo ci ha dato una mano che purtroppo non ci siamo qualificati. No, ma il garbo di Tardelli, allora no. Che non dici, ma scusa, ascoltami. No, volevo dirti, Lucia, che pensa che non c'è neanche più Draghi. Non è più Premier, pensa. Quello lei lo sa benissimo. Quello che vuol sa. Dire? Allora gli dico. Allora, Lucia, non ci sono più i Beatles. Ma che vuol dire? Ma non è che tutti fa. Seguono... Il La corrente elettrica è in tutte le case da tanto tempo. La regina Elisabetta adesso si chiama Carlo. Sì. C'è una brutta influenza in giro che dura da 4 anni e soprattutto non ci sono più le lire, ma non solo in tasca nostra, perché è proprio cambiata la moneta. Ecco, va bene. Allora, io capisco che tu possano Cosa sapere fai? Chi è Neymar. Neymar, lì. Quello che lei pensa che sia un digestivo scozzese. Allora io ti volevo dire, Lucia, che ti do alcune dritte. No, non farlo. Allora, ma non essere... Messi non è un passato remoto, ma gioca a pallone. Ruben Dias non è un profumo Purom. Valverde non è una marca di piselli in scatola e neanche una marca di mocassini morbidi. Immobile non paga l'IMU perché non è una casa. Sì. Donnarumma non è una marca di abiti femminili. Lukaku, non lo dicano i sardi quando indicano un caco. Lukaku. Baggio non è soltanto un'uscita della tangenziale ovest di Milano. Pirlo non è considerato insulto. E Donadoni non è un modo per chiamare Babbo Natale. Va bene, Lucia, non te la prendere, non te la prendere che lei... scriteriata, Lucia. E sappi anche che Buffon non faceva il pagliaccio. Va bene, va bene. Chiusa la pratica. Va bene. No, ma scusa, dai, ma non sapere che. Ma due righe. Ma non sai. Ma due righe grosse. Ma noi non sappiamo ma niente. Ma tu vedi di... per caso dei tricolori ai balconi? Ma lei gente che strombazza Pepe a Leo. No, capito. Ma noi non sappiamo niente di niente, figurati, te la prendi scusami, per così poco. No, che fai? Poi è per finito? Carità, tra 2 anni ti volevo dire che ci sono le Olimpiadi di basta, Parigi. Basta ancora. E senti del casino sulle Champs-Élysées, almeno non lamentare. Io tra l'altro. Ah, si gioca. Giocano in Qatar, volevo dirti. E, a me piace moltissimo la squadra della Corea. L'avete vista la squadra della Corea? Che si chiamano tutti Kim.
Beh, sì. No, ma... Senti qua, sì. Fa troppo ridere, guarda. La Corea del Sud con Kim, Jung-wan, Na-so, Lin e Hwang. Lascio a te spiegare. La Corea del Sud con Kim, Jung-wan, Na-so, Lin e Hwang. Lascio Kim, a te. Kim, ecco che Kim, passa Kim e poi guarda che è un però caso. Uno se la ricorda facilmente la formazione in questo modo, è difficile. Sarà in onore di Kim Won-un, vai a capire. No, l'altra Corea. No, ma sì, certo, ma volevo dirti che magari se c'è il postino, quello di, della De Filippi che deve consegnare una busta, diventa pazzo. Sei Kim, sì. No, sono Kim, com'è Kim? Allora, com'è che dici? C'è posta per te? No, non è questo Kim, è l'altro Kim. Prende la bici e la butta nel naviglio. Vabbè. Comunque non sono male questi mondiali, se togli gli operai indiani e nepalesi che sono usati come schiavi per costruire gli stadi, se togli i diritti negati ad ogni minoranza, se togli il fatto che si giocano d'inverno mentre beviamo il vin brûlé, non sono male. Tra l'altro, per rimanere in tema, ne hai già anche accennato a Giannini, praticamente si è sciolto il CDA della Juventus. Sì. Ma non uno, due, tutti, come se io arrivassi la prossima settimana e qua ci fossero solo più i pesci. Ma sai che non è un'ipotesi remota. Dici che può succedere. Questa settimana sono andata a vedere, ho detto, voglio vedere se c'è ancora lo stadio, perché è un attimo che... E, adesso vediamo la foto di Andrea Agnelli, che si sta facendo una spremuta di cranio, qua, come possiamo vedere. Poi ha cercato di nascondersi, vediamo in quest'altra foto, però non è riuscito perché c'aveva il cartello sotto con scritto Andrea Agnelli. Vedi qua, sta cercando di tenersi sulla faccia con le mani. Poi la classica battuta, lasciamela dire, c'è poco da stare allegri, che però allegri rimane. Certo. E invece arriva bene, se ne va, è arrivato bene e se n'è andato male. Anche alla Ferrari era successa la stessa cosa. Abbiamo una sola chance, io lo dico da juventina, un'unica persona, un unico uomo che ci può salvare. Chi è? Lui. Chi è? Lapo. Lapo si infabila, infabula. Può essere. Perché guarda che, sì anche Del Piero, ma Lapo, guarda che lui, quando c'era lui, un po' ne ha combinate, sì, tocca però, dirlo. C'era un po' di via vai, ecco. Però, però sai, aveva fatto la felpa con scritto Fiat, poi aveva foderato la 500 certo. Piet Pool, gli occhiali di carbonio. Cioè, secondo me, lui se arriva, qualche cosa fa. Soprattutto non, almeno non vendiamo la Juventus a qualche Miro o a qualche fondo cinese che trasforma Torino in un garage. Altrimenti, se vuole, può andare a fare manovra, aiutare a fare manovra al governo. Il governo sta lavorando moltissimo, sì. No? Alacremente. Vediamo alcuni personaggi politici di spicco del governo. Luciana. Qua abbiamo... Abbiamo Gianfranco Rotondi, sì. Che insomma, come vedi, ha anche detto vivo sempre insieme ai miei capelli. no, sta bene. Ma sta tu bene. Scegli delle foto. Ma no, era da Floris. Ah, vabbè, ho capito. Ma... E l'ho visto tutta la sera. Si vede che così capta le idee più facilmente come delle antenne. Poi abbiamo il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che vedete. Sì. Sta controllando, sta verificando dove i bronzi di Reace da che parte tenevano il disturbo, sia a sinistra o a destra. Ecco, cioè più che un, non so, un critico d'arte sembra un urologo. Ma che c'entra? Chissà, ma tu hai già deciso ma che con guardava... la pila? Ma che sai che cosa guardava tu? Che ma guarda, la traiettoria, ma no, ma la traiettoria, se vuoi chiedo ai scienziati giapponesi che facciano il percorso. Ma che... Poi abbiamo Malan. Anche lui che non è Mulan, l'eroina giapponese, ma l'eroino di Fratelli d'Italia, che vedi qua sta cercando di infilarsi due dita nel naso contemporaneamente. Ah, non è vero, è pensoso e basta. Ha detto che l'omosessualità è un abominio che c'è scritto nella Bibbia. Io volevo dire che nella Bibbia c'è anche scritto che l'adulterio non va bene, però con tutta la gente che ha Tinder sul cellulare, sì. C'era un Malan, allora a questo punto dobbiamo cominciare a far scorta di pietre. Poi abbiamo invece il nostro prediletto, Picchetto Frattin, la tigre di Biella, ecco. Sì. Che già a Bruxelles una settimana fa si era distinto per la comprensione delle domande che gli avevano fatto i giornalisti. Ma tu non perdoni, tu devi essere indulgente. Sì, ma infatti ho aspettato una settimana. Su. Però aveva capito, al posto di compromesso, complimenti. Vabbè, peggio di me. Ma nella confusione. Nella... Solo che io non faccio il ministro. Ma questa settimana Pikachu ha mostrato i denti
E praticamente, eccolo qua, vedi che ha mostrato un po' i denti, e ha detto che manderebbe in galera i sindaci che permettono gli abusi edilizi. Ecco, però l'ha detto con sta faccia qua. E vabbè, ma che, c'entra? Ma che c'entra? La sostanza. No, ma sembra che stia guardando che stanno vivizionando una salamandra. Ma conta la sostanza, che dici? È la sostanza, però secondo me questi politici non devono a domanda rispondere subito. Cioè, quando il giornalista vi mette il microfono sotto il naso come fosse un tampone del Covid, aspettate un attimo, contate fino a 10, poi 100, poi tornate indietro, poi altri 100, poi altri 1000, poi altri 100, e 1000, altri 100. E poi verrebbero accusati di essere... E poi alla fine magari chiedi consiglio alla moglie o alla suocera. No, alla suocera no. La suocera no, perché sennò fai la fine di quell'altro. Chi è? Di Abubakar su Maoro. Hai visto? Sì, è vero, ma questo è un discorso serio. È un discorso molto serio, però tocca farlo. Insomma, perché anche lui ha detto, io però di questa cosa non ne so niente. Cioè, tu lavori nelle cooperative con con i braccianti e poi succede una cosa nelle cooperative dei braccianti e di tua moglie, di tua socia, non sai niente. Cioè, come se la moglie di Chiellini dicesse, ah sì, mio marito fa il calciatore, ho visto che usciva tutte le domeniche, ma pensavo facesse il prete. Vabbè, anche tipo alla sera a letto si saranno parlati, no? Non lo so, però. Magari lui si è sempre addormentato nel momento clou. La moglie gli diceva, sai, ho avuto dei casini in cooperativa. Ah, sì? Non ho pagato gli stipendi. Ah, sì? No, guarda, è un casino perché... Amore? Niente. Amore, guarda, ho comprato una borsetta da 1500 euro. Ti piace? Magari è sempre successo quello, vai a capire. Comunque... Andiamo avanti. Salvini invece è sveglissimo e ha ampliato il suo repertorio e adesso parla anche di trote, di uccelli, tra l'altro con Vespa, mancavano i due liocorni ed eravamo a posto. No. Ma sentiamo che cosa ha detto. Ma questo fa il pari con le trote. C'è un ponte in Sardegna chiuso da mesi che va abbattuto e ricostruito in sede, quindi non c'è un nuovo progetto, un'opera avveniristica. È chiuso, è pericolante, lo abbatti e lo ricostruisci lì dov'è, tutto bloccato perché nel torrente ci sono le trote, ma in ogni torrente ci sono le trote, buon Dio, ma le trote sono animali intelligenti, si sposteranno di qualche metro durante i lavori per la ricostruzione del ponte, non possono i cittadini attendere onestamente, però. La trota. Vabbè, però onestamente... Allora. Non è che adesso allora, le trote, vabbè. Ho qui due appunti che mi sono. Però scritto. La trota, scusa, si sposta. Allora, a parte che il ponte intanto non è sul fiume, ma è su un ramo del lago. Vabbè, che c'entra? Beh, diverso. Vabbè, diverso. E poi non lo devono buttare giù, lo devono soltanto mettere in sicurezza. Quindi le trote non si devono spostare, sono salve, devono solo fare attenzione che gli cadano dei pezzi di intonaco, di calcinacci sulla testa. Vabbè, è già una cosa. Ma mettiamo che, come dici tu, Matteo, il ponte crolli, sì. Okay? Le trote sono svelte, ma se ti cade in testa un ponte te lo prendi, eh? Cioè non è che non sono abituate alla caduta ponti, cioè non hanno dei geometri e dei Bertolasi delle trote. Ma se lo devi rifare il ponte non è che poi non lo rifaccio perché ci sono le trote. Ho capito, ma le trote rimangono lì schiacciate perché non è che c'è il capo trota che dice attenzione, sto cadendo il ponte, spostatevi di 200 metri. Qui non rifai il ponte per le trote. Ma non lo devono rifare, lo devono mettere in sicurezza. E quindi non c'è il problema. Poi ci sarà una trota che dice, perché 200 metri? Perché l'ha detto Salvini, brava. ma scusa, comunque c'è un detto, credo in Sardegna, che dice ogni giorno in Sardegna una trota si sveglia e sa che dovrà nuotare forte per 200 metri se non vuole essere travolta da un ponte. Va bene. E poi c'è anche l'altra questione. L'altra ancora? Ma sì, nello stesso discorso parlava di uccelli, vediamo. Sì, così. I gabbiani, sì. Mi dicono il ponte sullo stretto, anche lì, poi ne parleremo e mi taccio. Un problema potenziale potrebbero essere gli uccelli che vanno a sbattere. Ma gli uccelli non sono scemi. Se hanno un ponte l'uccello si sposta e svolazza da un'altra parte. Ecco. Vabbè, però
Sì, vabbè, ci sono anche i grattacieli, i palazzi, le capito, cose, le torri, hanno tutte lo sterzo le rondine. No, però cioè, non è che, vabbè, ho capito. Forse però i problemi sono altri, che costruendo il ponte si cambierà l'ecosistema, arriveranno lì centinaia di camion che porteranno cemento e acciaio, per anni ci saranno cantieri aperti, spianeranno chilometri quadri di territorio, distruggeranno ambienti che non esisteranno mai più. Forse questo che temono gli uccelli e quelli che li difendono. Anche i cinghiali, vedendo il ponte, sterzano, eh? Non è che lo percorrono per andare a mangiare gli arancini a Palermo, eh? Se ne rendono conto perché li fanno sotto. Ecco, per quanto poi riguarda paguri, cozze e stelle marine, che non sono sceme, non so tanto se sterzano, eh? Però spero che Matteo ci faccia sapere. E chiuderei dicendo... Allora, intanto un pensiero a Giorgia. Cara Giorgia, 5 anni passano in fretta, coraggio. Vediamo Giorgia, che non ne può più già, con le braccia spalancate, che dice non ne posso più. Perché adesso sentivo anche con Giannini, non mi chiami mai quando parlano di questo. Vero, come mai? Chiediamocelo. Perché io sterzo, anch'io. Sì, sterzi appunto, come i cinghiali. Allora, sì. No, dicevo che noi avevamo promesso all'Europa che avremmo fatto i tracciamenti elettronici, la moneta elettronica, combattere l'evasione fiscale, invece adesso si è da capo. E anche gli esercenti dovevano prendersi sto posto, che dovevano mettere il post su, il post giù, il post di qua, il post di là, e adesso il post se lo mettono nel post. Ecco, e allora qui in esclusiva, tra l'altro, una velina del governo dove ci sono le nuove regole per l'uso del POS e della carta di credito che saranno contenute nei futuri emendamenti. Le ascoltiamo? È un documento top secret. Sì, certo. Quindi sto rivelando un segreto di Stato, sì. Possono esserci conseguenze. Sì, per sì, sì. Io sono la talpa. Sì. Tu fai il ghiro. Sì. Da febbraio 2023 sarà consentito l'uso della carta di credito solo per acquisti sopra i 500.000 euro. Per ovviare al peso dei 499.000, obbligo di portafogli più grandi, formato A4, per poter portare più contanti. Sì. Sarà accettato, attenzione, qualsiasi tipo di contante, dalle vecchie lire agli zecchini d'oro del gatto e la volpe, finanche ai talleri trafugati dagli scavi archeologici di Alberto Angela. Ottimi soldi del Monopoli, buoni voucher, i Kruger sudafricani, pepite d'oro che si trovano nei fiumi, monete di cioccolato, gettoni del Luna Park, gettoni dell'autolavaggio. Bene anche medaglie delle Olimpiadi e quelle dell'Avis dopo 50 donazioni e anche stelle da sceriffo, purché sia schifata la carta di credito. Ritorno in auge del baratto, si potrà pagare in galline come azzecca garbugli. Esempio, vuoi comprarti una moto da 16.000 euro? Fan 2.000 polli che ti porti dietro. Ti compri la jacuzzi, vuoi pagare in asini? Te ne servono 16. Quanto viene un phon? Costa mezza vacca. Dici, guarda, dietro solo una vacca intera, è mica da cambiare. Ecco. Ammesso, utilizzo carta di credito a Bancomat solo ed esclusivamente per pagamento di derivati del plutonio e del litio, opere d'arte di Raffaello, Reggio di Venaria, Portofino Tutto, Tesoro dei Savoia e compravendita di stati africani. A marzo 2023, in uscita nuova enciclica di Papa Francesco dal titolo Brevi Manu, per esortare i fedeli a pagare con le banconote, e grande campagna Felici e Contanti. E infine, da gennaio 2024, uso consentito della carta di credito solo per togliersi il prezzemolo dai denti, far scattare la serratura di casa quando sei chiuso fuori, pareggiare le gambe del tavolo, togliere il ghiaccio dal parabrezza, pulire le fughe delle piastrelle, tagliare l'impasto e farci le palline per gli gnocchi e infine come paletta per raccogliere i bisogni del gatto. Lucianina Littizzetto che rimane con me, vero? Rimani con me? Sì. Dopo la pubblicità? Perché questa sera, subito dopo la pubblicità, festeggiamo la Jalapas Band che aspettiamo. Quindi pubblicità e poi Jalapa, tra pochissimo.